Stadio Andrea Caslini, siamo qui con uno dei protagonisti di questo match fra il Colleferro e il Monte San Biagio, terminato 2-2. Siamo qui con Chris Cuolo. Volevo chiederti, questa partita sa un po' di rimpianto come tante altre nella stagione del Colleferro, no? Ci dici un attimo la tua? Sicuramente una partita che dopo 10-15 minuti vinciamo 2-0. Abbiamo avuto occasioni per fare il terzo, finisce 2-2, sicuramente c'è tanto rammarico. Mi avevo preso forse due calci piazzati, neanche due tiri in porta, perché tiri in porta non abbiamo subiti, abbiamo subito due gol. La partita andava chiusa, non l'abbiamo fatto, adesso ci mettiamo la testa in basso e dobbiamo lavorare. Nel secondo tempo avete accusato un po' anche di stanchezza, probabilmente, visto anche il turno infrasettimanale in Coppa. Può essere questa una scusante per una squadra come il Colleferro? No, la squadra è importante. Abbiamo fatto rotazioni mercoledì, chi ha riposato ha giocato oggi. Non è la stanchezza, perché, come ripeto, abbiamo subito due calci piazzati senza subire un tiro in porta per 90 minuti, abbiamo preso due gol. Solamente questione di attenzione, non è a livello atletico. 12 punti in 8 giornate sono un po' pochi, forse. Sicuramente ci aspettavamo molto di più. Ripeto, le prime due al momento vanno forte. Noi stiamo cercando di fare punti, poi ecco, con due disattenzioni adesso diventa dura. Dobbiamo lavorare a testa bassa e continuare a migliorarci tutti i giorni. Ecco, adesso qual è il vostro obiettivo? Perché inizialmente si parlava probabilmente di traguardi molto più alti. Adesso, ad oggi, dopo 8 giornate, qual è? Beh, 8 giornate sono tante, ma non troppe, diciamo. Quindi adesso cerchiamo di giocare tutte le partite che restano per vincerle. Poi quello che succede si vede a maggio. Sicuramente abbiamo già sprecato tanti jolly, questo c'è da dirlo. Però è una squadra così, secondo me è una squadra che può vincere tutte le partite che restano nel campionato. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.